Questa novena deve essere ripetuta integralmente per 9 giorni, possibilmente seguita dalla preghiera del Santo Rosario. Vi consiglio di porre durante questa novena l'immagine della Madonna del Rosario di Pompei e accendere una candela benedetta che rappresenti la fede che arde nel cuore di ognuno di noi. Prima di iniziare la novena, preghiamo, supplichiamo Santa Caterina da Siena che si degni di pregarla insieme a noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Caterina da Siena, mia protettrice e maestra, tu che assisti dal cielo i tuoi devoti allorché recitano il Santo Rosario di Maria, assistimi in questo momento e degnati di recitare insieme con me la novena alla Regina del Rosario, che ha posto il trono delle sue grazie nella valle di Pompei, affinché, per tua intercessione, io ottenga la desiderata grazia. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, tu in questi tempi di morta fede e di empietà trionfante hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di madre sull'antica terra di Pompei, soggiorno di morti pagani. Da quel luogo dove erano adorati gli idoli e i demoni, tu oggi, come madre della divina grazia, spargi dappertutto i tesori delle celesti misericordie. Deh, da quel trono, ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche sopra di me gli occhi tuoi benigni e abbi pietà di me, che ho tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a me, come a tanti altri ti sei mostrata, vera madre di misericordia, mentre io con tutto il cuore ti saluto e ti invoco, mia sovrana e regina del Santo Rosario. Amen. Salve, o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce e vergine Maria. Prostrata ai piedi del tuo trono, o grande e gloriosa Signora, l'anima mia ti venera tra gemiti ed affanni, onde è oppressa oltre misura. In queste angustie ed agitazioni in cui mi trovo, io alzo confidente gli occhi a te, che ti sei degnata di eleggere per tua dimora le campagne di poveri ed abbandonati contadini. E là, di fronte alla città e all'anfiteatro, ove regna silenzio e rovina, tu, come regina delle vittorie, levasti la tua voce potente per chiamare da ogni parte d'Italia e del mondo cattolico i devoti tuoi figli ad erigerti un tempio. Deh, ti muovi al fine a pietà di quest'anima mia che giace avvilita nel fango. Pietà di me, o Signora, pietà di me, che sono oltremodo ripiena di miserie e di umiliazioni. Tu, che sei lo sterminio dei demoni, difendimi da questi nemici che mi assediano. Tu,
tu che sei l'aiuto dei cristiani, traimi da queste tribolazioni in cui verso miserevolmente. Tu che sei la vita nostra, trionfa sulla morte che minaccia l'anima mia in questi pericoli cui trovasi esposta. Ridonami la pace, la tranquillità, l'amore, la salute. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce e vergine Maria. Il sentire che tanti sono stati da te beneficati solo perché sono ricorsi a te con fede mi infonde novella lena e coraggio di invocarti in mio soccorso. Tu già promettesti a San Domenico che chi vuol grazie col tuo rosario le ottiene. Ed io, col tuo rosario in mano, oso ricordarti, o Madre, le tue sante promesse. Anzi, tu stessa hai di nostri operi continui prodigi per chiamare i tuoi figli a onorarti nel Tempio di Pompei. Tu dunque vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni, ed io, col cuore sulle labbra, con viva fede, ti chiamo e ti invoco, Madre mia, Madre cara, Madre bella, Madre dolcissima, aiutami. Madre e Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a stendermi la mano tua potente per salvarmi, che il ritardo, come vedi, mi porterebbe alla rovina. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce e vergine Maria. E a chi altri mai potrei ricorrere se non a te che sei il sollievo dei miserabili, il conforto degli abbandonati, la consolazione degli afflitti? Io te lo confesso, l'anima mia è miserabile, gravata da enormi colpe, merita di ardere all'inferno, indegna di ricevere grazie. Ma non sei tu la speranza di chi dispera, la madre di Gesù, unico mediatore tra l'uomo e Dio, la potente nostra avvocata presso il trono dell'Altissimo, il rifugio dei peccatori. Deh, solo che tu dica una parola in mio favore al tuo figlio ed egli ti esaudirà. Chiedigli dunque, o Madre, questa grazia di cui tanto io ho bisogno. Tu sola puoi ottenermela. Tu che sei l'unica speranza mia, la mia consolazione, la mia dolcezza, tutta la vita mia. Così spero. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto
del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce e Vergine Maria. O Vergine e Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi impetrarmi questa grazia tanto a me necessaria, purché non sia di ostacolo alla mia salvezza eterna. Te la domando per la tua Immacolata Concezione, per la tua Divina Maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te la domando per il cuore del tuo amoroso Gesù, per quei 9 mesi che lo portasti nel seno, per gli stenti della sua vita, per l'acerba sua passione, per la sua morte in croce, per il nome suo santissimo, per il suo preziosissimo sangue. Te la domando infine per il cuore tuo dolcissimo, nel nome tuo glorioso, o Maria, che sei stella del mare, Signora potente, mare di dolore, porta del paradiso e madre di ogni grazia. In te confido, da te tutto spero, tu mi devi salvare. Amen. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce e Vergine Maria. Regina del Santo Rosario, prega per noi affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo ora con una preghiera a San Domenico e a Santa Caterina per ottenere le grazie dalla Vergine di Pompei. O Santo Sacerdote di Dio e glorioso Patriarca, San Domenico, che fosti l'amico, il figlio prediletto e il confidente della Regina Celeste, e tanti prodigi operasti per virtù del Santo Rosario. E tu, Santa Caterina da Siena, figliola primaria di quest'ordine del Rosario, e potente mediatrice presso il trono di Maria e presso il cuore di Gesù, da cui avesti scambiato il cuore. Voi, santi miei cari, guardate le mie necessità e abbiate pietà dello stato in cui mi trovo. Voi aveste in terra il cuore aperto ad ogni altrui miseria e la mano potente a sovvenirla. Ora, in cielo, non è venuta meno né la vostra carità né la vostra potenza. Pregate per me, la Madre del Rosario ed il Divin Figlio, giacché ho gran fiducia che per mezzo vostro potrò conseguire la grazia che tanto desidero. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore ci conceda la grazia che chiediamo attraverso la Madonna e per intercessione di Santa Caterina da Siena e di San Domenico. Io vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.